Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi torno con un video di pulizie motivazionali. Infatti, dopo il mese in zona rossa, tutti e tre in casa, dove abbiamo tralasciato molto la pulizia e complice anche l'arrivo della primavera, ho deciso di pulire a fondo ogni parte di casa. Ho già iniziato con la zona giorno, che avete visto qualche tempo fa. Oggi andiamo a pulire a fondo la mia camera da letto. Per chi fosse nuovo, io sono Giulia, sono una mamma di due bimbi, Eva che compirà fra poco 4 anni e Leonardo che è nato i primi di gennaio. Sono una mamma lavoratrice, quindi normalmente lavoro in un'azienda che produce cosmetici e detergenti per la casa, ma al momento ovviamente sono a casa in maternità. Così come ho fatto anche nella pulizia della zona giorno, anche in camera da letto inizio pulendo le velette. Ho trovato questo escamotage del Dyson, a cui non avevo pensato nello scorso video, cioè ho eliminato solamente la bocchetta finale, inserendo la bocchetta che utilizzo per pulire le velette, ma sfruttando la lunghezza del tubo per arrivare in alto senza necessità della scala. Poi sposto la Next to Me di Leo e inizio a spolverare il mobile del letto, partendo ovviamente dalle parti più in alto fino a scendere poi nelle parti più in basso. Quando pulisco la camera lavoro sempre a pareti, quindi mi concentro prima sulla parete dove poggia il letto e poi man mano vado a pulire anche le altre tre pareti. Per spolverare utilizzo sempre lo Swiffer e poi passo un panno asciutto con l'emulsio. Una di voi però mi ha fatto giustamente notare che spolverare con lo Swiffer non è una scelta particolarmente ecologica o attenta all'ambiente, perché comunque andiamo a produrre dei rifiuti, perché i pannetti sono usa e getta. È vero che io, se non sono particolarmente sporchi, li riutilizzo, però in generale sono appunto usa e getta. Quindi in questo video ho provato a spolverare qualche superficie anche con il Dyson. Fatemi sapere, per chi ha il Dyson, se voi lo utilizzate per spolverare, perché trovo che sia un pochino più lungo come procedimento, però sicuramente è più efficace dello Swiffer, quindi c'è un attimo da valutare se pesa di più l'efficacia o la velocità di pulizia. Comunque lasciatemi qua sotto nei commenti qual è secondo voi il modo migliore per spolverare, quello comunque che utilizzate voi. Io sto provando appunto a passare il Dyson, l'ho passato sul quadro appeso sopra il letto e adesso lo passo anche sulla testata del letto. Dopo aver spolverato la testata del letto, la vado a pulire con del detergente per vetri e specchi. Come vi spiegavo nell'ultimo video di pulizie, i detergenti per vetri sono formulati con una piccola quantità di tensioattivo, quindi hanno comunque un piccolo potere sgrassante, ma sono poi formulati anche con delle materie prime che portano il prodotto a essere estremamente volatile, quindi evaporare quasi subito e non aver bisogno di risciacquo. Passo poi a spolverare i comodini e tutti gli oggetti che ci sono sopra. Ho cercato in tutti i modi di nascondere i fili delle abat-jour e dei caricacellulari, ma sui comodini non ci sono mai riuscita. Non so se avete notato, in giro per casa, soprattutto dove sono appese le TV, non ci sono fili in giro, perché io odio i fili a vista. Infatti sia in camera da letto che anche in sala abbiamo costruito dei mobili per fare in modo che i fili venissero nascosti all'interno di essi. Per quanto riguarda però i fili dei comodini, non sono mai riuscita a trovare un modo per nasconderli, quindi solitamente quello che faccio è nascondere il filo il più possibile dietro il comodino e lasciare fuori solamente il pezzo necessario, ma non è proprio una scelta che mi soddisfa appieno.
Anche per tutti i mobili vado poi a utilizzare il prodotto per vetri per pulirli, perché in questo modo sgrasso con un prodotto che non è particolarmente aggressivo e non ho bisogno di risciacquare. Poi mi dedico alla pulizia del letto. Come prima cosa vado a passare il Dyson con la spazzola apposita su tutto il materasso. E adesso, visto che mi piace tanto la sincerità, andiamo a fare una cosa che faccio veramente una volta l'anno, cioè andiamo a pulire il letto contenitore. Probabilmente ci saranno degli animali là dentro. Questa è la situazione. Come vedete, c'è veramente lo schifo più totale. Allora, là qua teniamo, laggiù c'è una scatola con tutti i ricordi miei e di Ale, quella ce l'hanno fatta per il matrimonio, no, le mie amiche, quindi ci sono delle cosine, insomma, di ricordi. Poi in questi due contenitori grandi ci sono qua il piumone pesante invernale che praticamente non usiamo mai, e là adesso è vuoto, c'è il piumino di mezza stagione che utilizziamo d'inverno. Qua ci sono le lenzuola e qua dovrebbero esserci delle grucce. Come prima cosa vado a levare tutto quello che c'è sotto per dare una pulita approfondita. Dopodiché vorrei provare a riorganizzare le scatole utilizzando altri contenitori che mi sono stati inviati. Questo è il contenitore che mi hanno inviato, ce ne sono 4 per ogni confezione, e è in tessuto non tessuto, quindi è traspirante e è abbastanza resistente, lo sento molto resistente. Nella descrizione dice che l'attaccatura delle maniglie è rinforzata, quindi dovrebbe reggere anche abbastanza il peso, e in più ha anche la parte trasparente che vi consente di vedere cosa c'è all'interno, perché avevo pensato, oltre che di impiegarli per riporre le cose nel contenitore letto, volendo anche per il cambio stagione potrebbe essere utile. Io purtroppo sopra gli armadi, dove ho lo spazio, dove tengo le scatole per il cambio stagione, non ho spazio perché è troppo basso. Però secondo me queste sarebbero ottime anche per il cambio stagione, perché mantiene i capi sempre con il discorso che è traspirante, li mantiene freschi, non ci sono problemi di muffa, e dalla parte trasparente riuscite a vedere cosa c'è dentro. Io adesso vorrei provare a mettere il piumone, quello invernale, che è in assoluto la cosa più ingombrante che ho. Vedo se riesco a metterlo, perché già se riesco a mettere quello qua dentro e elimino la scatola grande, già riuscirei a recuperare parecchio spazio. Vi lascio il link Amazon di questi contenitori giù nell'info box. Purtroppo non mi hanno fornito un codice sconto, ma la spesa è veramente minima, perché mi sembra costino intorno ai 20 euro. Quindi se per caso siete interessati, andate a controllare giù nell'info box, ci sono contenitori di diversi colori. Una volta che ho visto che mi c'entra il piumone invernale, vado anche a riporci le lenzuola. Per darvi un'idea dello spazio, io ci ho messo 4 copripiumini, 2 copri materassi e un sacco di federe, perché poi io ne ho doppie per ogni copri piumino, e guardate ancora quanto spazio c'è qua, ci entrano benissimo altri 1 o 2 set di lenzuola completi. Quindi dei 4 contenitori che compongono il set, in uno ho messo il piumone invernale, in uno le lenzuola,
Nel terzo vado a mettere tutte le grucce che tengo sempre di scorta e nel quarto andrò poi a mettere il piumone di mezza stagione quando poi lo vado a levare dal letto. Queste scatole dell'IKEA che io uso tantissimo, vi faccio vedere, per il cambio stagione, vedete sono là sopra, nel mio armadio ce ne entrano precise due, là c'è il mio cambio stagione e quello che è l'armadio di Ale c'ha sopra un altro pezzo in cui ce ne sono altre due. E, sono comode, l'unico problema è che sono in plastica ovviamente e per assicurare la traspirazione sono forate qua. C'è questo spigoletto che in teoria dovrebbe coprirle, però il problema è che si riempiono di polvere. Non so se vedete la polvere che c'è dentro. E mentre nell'armadio comunque più di tanto non si impolverano perché non c'è tanta polvere, specialmente in alto, nel sottoletto il problema è che mi ci andava tanta polvere, quindi spesso le lenzuola comunque quando le usavo erano impolverate. Queste scatole che mi hanno mandato invece hanno il tessuto non tessuto che è traspirante ma che protegge dalla polvere, quindi in teoria dovrebbero essere meglio. E queste bianche le userò per archiviare i vestiti dei bimbi quando li porto su in soffitta, che alla fine se si impolverano non mi importa perché non so se li riutilizzerò mai più, se arriverà un terzo bimbo se li darò a qualcuno, però comunque se prendono un po' di polvere non è un problema. A questo punto ho terminato con la pulizia della parete su cui poggio il letto, ho pulito il letto e quindi passo alla parete successiva che è quella alla vostra sinistra. Da spolverare con il Dyson, che nel caso della composizione con tutte le cornici è molto utile, devo dire, perché spolverare con lo Swiffer era molto più complicato, e poi vado a pulire tutta la parete sempre con il detergente vetri. Non volendo utilizzare un detergente vetri potete anche prendere dei prodotti specifici, ad esempio degli spray multiuso o degli spray specifici per il legno nel mio caso, e, perché anche quelli più o meno sono formulati allo stesso modo, quindi hanno del tensiattivo ma in piccola quantità e sono volatili, quindi non hanno bisogno di risciacquo. Uso il Dyson anche per spolverare le mensole in vetro e tutti gli oggettini che ci sono sopra. Ovviamente non ve lo sto neanche a dire, ma per pulire le mensole in vetro utilizzo il detergente per vetri, almeno qui l'utilizzo è ovvio.
terminato anche il secondo lato della camera, passo al terzo lato, quello cioè di fronte al letto dove ci sono gli armadi. Prima o poi dovrò mettere mano anche agli armadi, probabilmente lo farò quando organizzerò il cambio stagione. Per il momento mi limito a pulire solamente l'esterno, sempre con il detergente per vetri. E poi passo a spolverare molto bene le mensole sopra la TV, tutta la parte della TV e il comò rosso, perché sono parti che si impolverano molto facilmente, poi specialmente sul comò rosso che è lucido, la polvere si vede subito. Tutti i portafoto che abbiamo in giro per casa, Leonardo ancora non è mai presente, quindi sto facendo anche un lavoro di selezione di tutte le foto che ho sul telefono, le più belle che voglio stampare, perché negli ultimi anni non abbiamo stampato neanche una foto, e quindi sto cercando anche dei siti internet in cui stampare tante foto a un prezzo non esorbitante. Se per caso ne conoscete qualcuno, lasciatemi il link qua sotto. E perché insomma, poverino Leo ormai è con noi da più di 3 mesi e ancora non c'è neanche una sua foto in casa. A questo punto subentra anche un aiutante, come potete vedere, senza farsi tanti problemi prende subito uno straccetto perché vuole aiutarmi a pulire, e poi non resiste al fascino dello sgabello, quindi senza anche qui chiedere niente si arrampica e inizia a ripetere quello che vede fare alla mamma. L'ultima cosa che rimane da pulire sono le mensole sotto la finestra. Questo era lo spazio riservato dal costruttore ai termosifoni, che però poi non abbiamo messo perché abbiamo messo l'impianto a pavimento per il riscaldamento, e quindi abbiamo sfruttato lo spazio mettendo queste piccole mensole, più per bellezza che per altro, perché sapete che non sono appassionata di soprammobili e quindi sono abbastanza vuote. Ci sarebbero carini molti libri, ma ormai con l'avvento degli ebook non compriamo quasi più libri. È un peccato, però purtroppo è la realtà dei fatti. A questo punto
pronto, manca solo da pulire il pavimento, però prima di pulire il pavimento voglio rifare il letto, perché quando poi vado a inserire il piumino nel copripiumino mi si riempie sempre la camera di piume e quindi voglio fare prima questo lavoro e poi pulisco a terra. Vi faccio vedere tra l'altro anche come inserisco io il piumino nel copripiumino. L'avevo fatto vedere in uno dei primissimi video, ma siccome ormai siete diventati in tantissimi, non so quanti di voi hanno visto effettivamente il primo video, utilizzo queste mollettine di Ikea e le vado a utilizzare sugli angoli del copripiumino. Praticamente prendo i quattro spigoli del piumino, li vado a inserire negli spigoli del copripiumino e li fisso con queste mollette. Dopodiché vado a sbattere il tutto e la forza di gravità fa il resto. In questo periodo sono anche un pochino in crisi con le lenzuola, i set per il letto, vorrei comprare qualcosa di nuovo perché le lenzuola che ho ormai le ho da tantissimi anni, però sono molto indecisa sui colori e sulle fantasie, propenderei più per dei monocolore ma non so bene verso cosa indirizzarmi, non so se avete dei consigli lasciatemeli qua sotto. Poi vado a pulire il pavimento nella parte in cui andrò a rimettere la culla di Leo, quindi passo aspirapolvere e spray mop in quella parte e una volta che si è asciugato vado a riporre la culla. Poi sistemo anche la culletta di Leo. Noi stiamo ancora utilizzando il riduttore, anche se comincia a starci un pochino stretto Leo. Mettiamo sempre una traversina a proteggere il riduttore da eventuali fuoriuscite da pannolino e poi sopra metto le lenzuola normali. Non so ancora per quanto utilizzeremo questo riduttore perché, ripeto, Leo comincia a starci un pochino stretto, però si sente ben protetto qui, quindi finché riusciamo continuiamo a tenerlo. E come ultima cosa finisco di pulire il pavimento anche nel resto della camera, passando sempre il Dyson e poi lo spray mop. Me lo chiedete in tante, nel serbatoio dello spray mop io metto principalmente acqua e un goccio di detersivo. Se volete fare le cose per bene vi consiglio di seguire le dosi indicate nell'etichetta del detersivo, oppure fate come me che mettete proprio un goccetto di detersivo così non avete problemi. E questo come sempre è il risultato finito, spero che il video vi sia piaciuto e spero che vi abbia dato la giusta motivazione per iniziare al meglio questa settimana. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video, un bacio a tutti!